Lo so, e molti penseranno che, vabbè, l'aspetto del motore è congelato fino al 2026. Non si può cambiare tanto gli elementi interni alla Power Unit. Ma nonostante ciò, ve lo dico qui, ora, è fondamentale anche per sviluppare l'aerodinamica del veicolo. E infatti andremo a vedere oggi come viene tarata una Power Unit, come cambia il comportamento del motore quando si corre in una pista più calda e più fredda, a seconda delle condizioni meteo, ma soprattutto andiamo a vedere come cambia da team a team, parliamo di Red Bull, Ferrari, McLaren, sulla base di dove vengono posizionati i radiatori, gli intercooler e tutta la parte di raffreddamento della Power Unit all'interno di una monoposto di Formula 1. Perché sì, ogni macchina ha un comportamento aerodinamico diverso sulla base di dove viene posizionato il motore. E cambia tanto se si corre di giorno, per esempio come in Giappone, oppure si corre di notte come a Singapore o in Qatar. Per esempio Ferrari ha cambiato il comportamento della sua Power Unit tra le FP1 di giorno e poi le qualifiche di notte a Singapore, solamente nella macchina di Carlos Sainz. Quindi parleremo di Power Unit anche in ottica 2024, cosa cambierà, ma a fine video vi dirò un aspetto fondamentale che dovete sapere sul budget cap. Ma ci arriviamo con calma. Prima di continuare, se vi piacciono i video sul canale vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche. Sono davvero contento della community che stiamo creando insieme. Grazie al vostro supporto posso continuare a far video sia sulla Formula 1 che sull'automotive. Senza di voi tutto questo non sarebbe possibile, quindi grazie. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito con il video, ma prima sigla. Il problema per le auto di Formula 1 quando si corre di notte in posti molto umidi è che fanno fatica a raffreddare le Power Unit. Proprio per questo abbiamo visto per esempio Ferrari nelle FP1 a Singapore avere degli sfoghi dell'aria calda molto grandi, anche di più rispetto ad altre gare dove normalmente si pensa che ci sia più calore e quindi servono maggiori sfoghi di aria calda. Invece no, normalmente quando si corre in notturna serve avere un monoposto che riesca a evacuare l'aria calda all'esterno. Hanno testato diversi sfoghi in Ferrari, come avere 4 aperture, poi portarle a 6, queste branchie di squalo così soprannominate presenti sulla zona del cofano motore, e questo perché si cerca di trovare il giusto compromesso tra evacuare l'aria calda e quindi mantenere una power unit che lavori con la temperatura ottimale, ma al tempo stesso non avere troppe aperture perché altrimenti si genera troppa resistenza aerodinamica, perché potrebbe limitare non poco i team, soprattutto nelle zone di rettilineo. E sicuramente questo aspetto è molto interessante anche per questa gara in Qatar, dove le condizioni saranno simili a quelle di Singapore. La pista richiederà ancora più attenzione, soprattutto nella gestione degli pneumatici, e quindi vedremo anche i team cercare di gestire la mappatura del motore per cercare di evitare di avere problemi di affidabilità. E molti di voi si sono chiesti: ma com'è possibile che McLaren in questi mesi abbia sorpassato Mercedes e Ferrari? Ovviamente mi riferisco come forza in campo, perché poi a livello di classifica si ritrova quinta, dietro addirittura Aston Martin. Però lo step evolutivo che ha fatto McLaren in una stagione dove è presente anche il budget cap e limita fortemente i team, l'abbiamo detto più volte, com'è possibile che siano riusciti a recuperare così tanta performance portando diversi aggiornamamenti, ok, sul fondo, all'ala posteriore, come è riuscita a migliorare? E pensate un po', parte di questa spiegazione va attribuita anche alla Power Unit. E ora vi spiego perché. Con la nuova era nel 2022 abbiamo visto diversi team avere diverse scelte. C'è chi ha costruito una Power Unit più in verticale, con lo schema dei radiatori, degli intercooler che non si espandevano troppo orizzontalmente, ma erano più impilati uno sopra l'altro. Così anche la zona del cofano motore. E tra questi team possiamo ritrovare per esempio Red Bull, McLaren, mentre dall'altra parte altri team hanno scelto di avere una Power Unit estesa in orizzontale. E tra questi team mi riferisco ovviamente a Ferrari. Tranquilli, dopo andremo anche a parlare di Mercedes, perché la situazione è molto interessante anche lì. Vi ho fatto questa differenziazione perché è fondamentale per capire che McLaren ha uno schema del motore simile a quello di Red Bull. Per questo anche la linea aerodinamica con le sospensioni, il pull rod all'anteriore, il push rod al posteriore e lo schema delle pance, quindi dei radiatori, dell'intercooler, va nella direzione della RB19, e questo è un grandissimo vantaggio perché, ok, abbiamo visto che ha avuto un problema di drag a inizio stagione, la monoposto perdeva tantissimo sui rettilinei e quindi riusciva a colmare solamente in quelle piste dove contava il carico aerodinamico. Ad oggi, una volta risolto questo problema, la macchina va molto forte, essendo quasi la copia spiaccicata della RB19 su molti aspetti, tra cui appunto la Power Unit. E tutto questo l'ha fatto in una stagione dove c'è il budget cap,
Quindi questo spiega che il telaio e il corpo della vettura, anche il motore, sono buoni i McLaren. L'unico problema che avevano era un problema di aerodinamica del rivestimento in carbonio della vettura, che può essere modificato con spese minori. Per quello sono riusciti a intervenire su diverse aree della monoposto senza spendere troppo il budget cap. Dall'altra parte, Ferrari sta studiando attentamente il progetto di McLaren per cercare di replicarlo anche per l'anno prossimo, dove abbiamo detto più volte che Ferrari andrà nella direzione di Red Bull e quindi in quella di McLaren. Sicuramente il fatto che adesso McLaren avrà una nuova galleria del vento aggiornata gli darà una grandissima mano sugli sviluppi futuri, e penso che se Ferrari voglia veramente cambiare la propria vettura e andare nella direzione di Red Bull, debba cambiare anche l'organizzazione della Power Unit interna. Sappiamo che non si possono modificare singoli elementi, a patto che sia una modifica per aumentare l'affidabilità, ma non si può aumentare la prestazione, ma comunque ci vuole un lavoro di riorganizzazione degli elementi interni del motore. Questo è evidente in Ferrari ed è fondamentale per migliorare la parte aerodinamica. E ora arriviamo a parlare di Mercedes. Non abbiamo parlato per un po' di tempo, ma voglio dirvi tante cose a riguardo, soprattutto sul motore. Prima di continuare con il video voglio parlarvi della mia risorsa per quanto riguarda la cura e manutenzione della macchina, ovvero Autodoc. Mi affido sempre a loro per qualsiasi cosa riguarda la mia macchina. Che tu sia un meccanico esperto o un semplice appassionato del fai da te, Autodoc ha tutto ciò di cui tu hai bisogno per la riparazione della macchina e anche la sua manutenzione. E perché secondo me sono i migliori? Perché hanno un catalogo ben fornito di prodotti e pezzi di ricambio, i prezzi sono molto competitivi e anche i tempi di consegna della spedizione sono molto veloci. Dall'olio motore ai freni, lampadine personalizzate, hanno tutto ciò di cui avete bisogno. Per esempio, io ho acquistato recentemente anche dei profumatori per la mia automobile. Adesso ve li faccio vedere. Sono questi. Li ho trovati, ragazzi, a meno di 5 euro, un prezzo davvero competitivo, meglio di altri anche venditori di accessori per macchine, e li hanno consegnati in qualche giorno. In più vi ricordo che con il codice Rastro avete un 5% di sconto. Mi raccomando, usatelo, perché almeno avete anche un prezzo ancora più basso. Quindi che aspettate? Affidatevi anche voi Autodoc, come ho fatto anch'io per dashcam, profumatori per macchine e tanto altro. Io lo uso ormai da 2 anni circa e non ho trovato nessun negozio meglio di loro. In più, con il codice sconto avete anche prezzi più bassi e lo sconto vale su tutti i prodotti che trovate sul catalogo. Ringrazio Autodoc per aver sponsorizzato questo video. Mi raccomando, non fatevi sfuggire questa occasione. Ma ora torniamo al video. Partiamo col dire che Mercedes ha un progetto tutto suo della monoposto, partito con la macchina Zero Side Pods, che adesso hanno abbandonato ormai da Monaco, e in più hanno fatto un gran cambiamento sospensivo a livello meccanico. Questi due sono stati i grandi cambiamenti del 2023, ma stanno puntando a un gran cambiamento anche per il 2024 a livello di motore. Ci saranno alcune idee copiate dalla RB19, altre idee innovative, come ha confermato lo stesso James Allison, ormai direttore del progetto della V15. È da un po' di gare che non si vedono aggiornamenti di Mercedes, e c'è un motivo: si stanno concentrando al 100% sulla monoposto 2024. Il problema alla base che deve affrontare Mercedes è che sì, possono cercare di copiare Red Bull, ma porteranno sempre in pista una monoposto vecchia, perché il team di Milton Keynes non si ferma, continua a aggiornarsi. Questa è un po' la sfida che deve affrontare il team di Brackley, ma sappiamo che Brackley sforna talenti, lo sanno anche a Milton Keynes, e proprio per questo anche in Red Bull hanno preso diversi ingegneri da Mercedes negli anni passati, e i risultati di oggi sono spiegati anche da questo. E possiamo dire che gli ingegneri di Brackley stanno lavorando tanto sulla parte del retrotreno, che ormai è un po' obsoleto, un po' troppo standard e andrebbe modificato. Per questo Mercedes ha ricreato una versione della RB19 virtuale tramite potenti calcolatori, che permette anche di riprodurre le stesse performance di quella reale, in modo da non dover replicare una V15 nella realtà simile alla RB19, perché è presente il modello che funge da ispirazione per Mercedes per andare a correggere alcuni elementi del proprio monoposto, innovare, cambiare, sperimentare e lavorare sulla parte del retrotreno unita a una modifica della zona del cofano motore sarà fondamentale. Sappiamo che Mercedes ha conquistato 8 titoli costruttori di fila dal 2014 al 2021, un successo senza eguali, e tutto questo nella sede inglese motoristica di Brixworth. Il reparto motorista di Mercedes sta lavorando sui diversi elementi a Power Unit. Sappiamo che l'MGUH, MGUK, turbocompressore, la centralina, i pacchi batteria e anche il tubo di scarico non possono essere modificati. Questo da regolamento fino al 2026, tranne per modificare e sistemare l'affidabilità. Ma arriviamo al punto più importante del video. Nonostante ciò, il regolamento 2023 prevedeva anche degli elementi non tangibili, che sono dei componenti che hanno il ruolo di gestire la Power Unit dal punto di vista elettronico. Parliamo di tanti elementi elettronici, uno tra tutti è il famoso ERS, un altro è la centralina, la EQ, e sono elementi fondamentali sia nella gestione
gestione della power unit per cercare di allungare la vita del motore e quindi evitare di andare in penalità dopo un tot di gare, ma al tempo stesso permettono di gestire al meglio la parte di accelerazione del motore e quindi questa curva esponenziale di potenza scaricata a terra. Proprio per questo Mercedes ha intenzione di riallargarsi al posteriore in modo da distribuire al meglio la power unit senza averla concentrata in un unico punto. Sappiamo che attualmente sulla V14 ci sono delle aree pressoché vuote che quella power unit era pensata al progetto senza pance, e quindi si cambierà completamente filosofia per Mercedes nel 2024, andando a cambiare lo schema delle pance e la parte del retrotreno e cambiando anche lo schema della power unit che sarà più estesa. Ciò permetterà un maggior raffreddamento delle unità interne e quindi un lavoro sul software che permetterà di erogare più potenza. Queste sono tutte conseguenze di un solo elemento, ovvero la capacità fondamentale di raffreddare la power unit, che se ci pensate è stato nel 2022 uno dei problemi di Red Bull. Ricordate quanto cercava di raffreddare anche con l'azoto liquido? Queste diverse filosofie di struttura del motore poi si rispecchiano anche sul suo raffreddamento. Alcune volte per migliorare l'aerodinamica devi cambiare anche lo schema della power unit. Fatemi sapere nei commenti chi vi convince di più a livello motoristico tra i team attuali di Formula 1. Secondo voi Ferrari potrà fare questo cambiamento per il 2024 oppure probabilmente soffrirà quel gap tecnico che c'è con gli altri team e dovremo aspettarla nel 2026? Cosa ne pensate dei cambiamenti di Mercedes? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Lastra è tutto, ci vediamo a un prossimo video.